non voglio passare. Comunque salutiamoli, ecco, Jessica Vascucci, Francesca Lecci, Alessandro Rizzo. E poi sappiamo anche il produttore, Alex Pisani, vieni Alex Pisani. Alex Pisani, vai. Oh, allora, adesso io passo un attimo la parola a Alex Pisani che ci racconta questo film, com'è nato questo film, Alex Pisani. Questo film è nato da una micro idea che mi era venuta in mente a me e dal fatto che avevo visto, ai vecchi avevo conosciuto il personaggio di Federico Sfascia, e l'idea sostanzialmente era Halloween e poco più. Ho detto a Federico, io se ci avessi soldi ti produrrei un film, soldi che non ho, però alla fine il film è stato fatto lo stesso, e soprattutto lui ha preso quell'idea e l'ha trasformata in quello che vedete stasera, che è tutto un altro universo, però brillante. Quando è bravo a parlare. Vabbè, io... Beh, no, devo dire un'altra cosa. Un'altra cosa importante è che lui ha detto, chiamiamo il produttore Alex Pisani. In realtà non è così. Io ho dato un piccolo contributo e questo film è una coproduzione fra tutti gli elementi che vedete qui, più quelli che non sono presenti. Tutti, cioè il signor Pino. No, tutti. No, perché comunque c'è un un'ultima cosa, c'è una notizia positiva, è che con grossa probabilità il film, già ancora prima della sua anteprima, verrà distribuito negli Stati Uniti. Allora, attori, no, sottotitoli. Allora, voi volete dire qualcosa? Volete aggiungere qualcosa? Voi siete rotti le palle già, no? Scusate, pensate sì, scherzo, non me la prendete. Allora, chi vuole aggiungere qualcosa? Federica c'ha da dire qualcosa davanti a lui. È il momento di dirla. Cos'è successo? Ah, è vero. È il responsabile in questa sala. Per chiedere le luci. C'è una bambina che è nata durante le riprese del film, quindi qualcosa di buono, dai. Niente, basta imbarazzare me stesso e gli altri, e quindi direi imbarazziamoci con... Sì. Non seguirà il dibattito. Ringraziamo comunque Mirko Gatti del Cinema Medio che ci ha dato l'opportunità di essere qui.